a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché sono stata al centro commerciale, alle porte di Catania, e mentre ero lì io passo sempre da Kiko, da Wycon, mi faccio il mio solito giro e sono entrata e ho visto una collezione, una nuova collezione. Sinceramente il pack mi ha coinvolto tantissimo e ho preso alcune cose, infatti secchettino, e nel frattempo ho visto svariate cose. La collezione, ho preso il cellulare e vi dico come si chiama. La collezione si chiama Charming Escape. Ci sono un bel po' di prodotti, cose che io non ho preso, tra cui un pennello occhi, un duo, un pennello viso che è un 3 in 1, sarebbe simile a quello della Real Techniques quando ha gli scatti per salire e scendere. Poi ha una face mask, quindi una maschera per il viso, un mascara, un micro lasting eyeliner, quindi un eyeliner, poi un gloss, che se non mi sbaglio ce ne sono 3 tonalità, io ne ho preso uno. Poi c'è una sponge che io non ho preso, poi una matita per le sopracciglia che io non ho preso, poi ha un fondotinta, matite labbra, il concealer, un correttore, i rossetti, due palettine, un body oil che io non ho preso, poi delle palettine dove ci sono cipria, eccetera, eccetera. Poi ci sono blush, bronzer e illuminante. Poi abbiamo dei shadow, quindi degli ombretti piccoli, e poi un primer viso. Direi che i prezzi sono abbastanza elevati. Io ho preso qualcosina, perché mi ha incuriosito tantissimo. Poi il pack mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto e quindi l'ho voluto prendere. Vabbè, ho preso anche due matite, questa e una questa, della collezione Dolce Diva, che sono la 05 e la 04. Volevo alcune matite per quanto riguarda le labbra, perché ho alcuni rossetti un po' più particolari e mi servivano le matite, e mi servivano queste colorazioni. Siccome queste matite sono ottime, quindi le ho prese, sono queste qui marroncine, lo 04, che è questo più chiaro, e lo 05. Ve li swatcho tanto per farveli vedere. Sono abbastanza forti come colore, però siccome so che durano tantissimo e sono ottime sulle labbra, le ho volute prendere. Quindi questo è lo 04 e questo è lo 05. Sono delle ottime matite e le ho prese. Le matite costavano waterproof lip liner 4,89 euro. Allora, per quanto riguarda questa collezione, devo dire che il pack è molto molto invitante, perché è molto bello. Guardate il pack dei prodotti, questa è la scatolina, guardate, cioè, ditemi se non sono carine. Guardate quello dei rossetti, belli, belli veramente, mi sono piaciuti tantissimo. Allora, cosa ho preso? Io ho preso una combo dove c'è la matita labbra, il rossetto e una specie di lip gloss che vi faccio vedere. Allora, la matita labbra in questione, il pack è questo qui, questa scatolina così. Ho preso la colorazione 04 di sia la matita che il rossetto. La matita è questa, e ve la swatch ovviamente. Era il colore che mi piaceva di più, quindi questa, lo 04. Il rossetto, il pack del rossetto è così, ma il pack primario è questo, cioè è bellissimo, ve lo faccio vedere da vicino, è bellissimo, guardate, cioè, ditemi se non è carino, cioè, dai, è troppo bello, tipo sembra una cosa tipo giapponese, non lo so, una cosa del genere. Comunque è così a scatto, e il colore in questione è un marrone. Sei scontatissima. Comunque, il pack del rossetto è tutto intagliato e ci sono le stesse foglie e lo stesso fiore che c'è nel pack
esterno. Tipo questo fiore che c'è qui. Qui c'è una specie di uccellino, però c'è anche un fiore stampato. E vi faccio vedere proprio l'intaglio che c'ha il rossetto. Cioè, guardate che finezza. Cioè, veramente molto molto fine come cosa. Bellissimo assolutamente. Mi dispiace anche utilizzarlo. Questo è un rossetto lucido, non è matte. E questa è la combo, matita e rossetto. La matita direi che è molto più calda del rossetto, eh? Però ovviamente la proverò insieme e vedrò come risulta. Mi dispiace per il... cioè, non sono, diciamo, sistemate tutto, ma volevo farvi il video visto che sono tornata adesso, perché poi non l'avrei fatto, non avrei acceso la fotocamera, non avrei fatto niente perché si sta morendo dal caldo. Poi ho preso il Crystal Glaze Lipstick. Glass Lipstick nella colorazione 02, ce n'erano tre, ero indecisa sinceramente perché nei rossetti su per giù le colorazioni sono sempre le stesse, io prendo sempre lo stesso colore. E dei lip gloss ce n'erano tre, il pack è così, cioè la scatola è questa e il pack è questo, cioè molto molto bello, vedete? Molto molto bello. E ho preso questo nella colorazione, vi ho detto 02. Il pennellino è così e il colore è questo sul rosato. Sono stata sempre su questa scia per fare, diciamo, la combo dei tre prodotti che tipo, diciamo, che raffigura anche co come quelle di Huda Beauty, quindi ho fatto matita, rossetto e lip gloss, perché spesso mi capita di avere le labbra secche con de determinati rossetti, invece mettendo un lip gloss, diciamo che ritengo che mi idrata un po' le labbra. La cosa che mi piace è che non si apre, non so se notate, non si apre come lip gloss, quindi tiene la base del rossetto e mi piace questa cosa. Poi ho preso, mi ha colpito tantissimo, il blush, cioè il pack è questo, bellissimo, cioè che confezione ragazzi, ma che confezione. E io ho preso lo 04. Che colore potrebbe essere questo 04? Ma che colore potrebbe essere? Non saprei, non saprei, non saprei, non saprei che colore potrebbe essere lo 04. Incartate benissimo, guardate, cioè è bellissimo, dai, è un pack bellissimo. Poi la cosa che mi ha colpito è che ha lo specchietto così e assomigliano tantissimo a quelli di Elf, se qualcuno ce l'ha pure NARS, però io ho quelli di Elf come blush e illuminanti e questo è il colore, vedete l'intaglio che c'ha il disegno, è molto molto bello come disegno e tutto. Swatchiamo ed è una specie di terracotta che in estate mi strapiace tantissimo e io ho preso anche, cioè no, io ho il blush, quello in stick, sempre di Kiko, in questa tonalità, quindi mettendo quello sotto e questo sopra la combo è perfetta e devo dire che è molto molto pigmentato, molto. Invece per quanto riguarda gli illuminanti, sinceramente, swatchandoli non mi sono piaciuti, non c'era niente di che di particolare, non mi sono piaciuti tantissimo. Il fondotinta sinceramente no, perché in questo periodo non lo metto e poi ne ho preso un bel po' da Sephora, quindi ho scartato per quanto riguarda i fondotinta. Mascara ne ho tantissimi e quindi non li ho voluti prendere e mi sono sfogata con gli ombretti e infatti ne ho presi 4, giusto? Sì, ne ho presi 4. 4 ombretti e meno male perché ce n'erano 6, io ne ho presi 4. Delle altre cose non mi sono piaciute niente, diciamo, non mi ha, io volevo qualcosa che mi convinceva già solo allo sguardo e sinceramente non c'era niente che mi convinceva. Vi faccio vedere il pack dell'ombretto, già la scatolina è troppo troppo carina e vi faccio vedere anche la parte di dentro. Assomigliano tantissimo a quelli di Effia. Ve lo dico,
E questo è il pack. Come vedete, all'interno l'ombretto è simile a quelli che sono usciti. Cioè, vedete, tipo anche Huda Beauty, quell'effetto un po' particolare. Allora, come vi ho detto, questo è lo 01, strofinato leggermente, lo potete utilizzare anche come illuminante, e lo metto qua. Cioè, ditemi se non è un colore pazzesco. Stupendo. Mi pulisco il dito e ve li faccio vedere velocemente perché io ho preso questi, poi non lo so se prenderò gli altri due, perché questi sono quelli che mi sono piaciuti di più. Poi ho preso lo 02 Coral Sunset. Sono bellissimi, devo sbrigare perché devo cucinare. Questo è il colore. Bello anche perché è piccolino, guardate, a dito pulito, strofino così e questo è il colore. Ho cercato di prendere qualcosa di diverso da quelli che io posseggo. Cioè, guardate qua, bellissimo. Poi ho preso lo 05 Green Sage. Questo è il primo che ho preso perché era quello che mi ha colpito di più in assoluto. Questo verde particolare mi ha subito, veramente subito colpito. Cioè, già dal pack, guardate. Cioè, è stupendo, veramente stupendo. Dito, vabbè, utilizziamo questo, dito pulito. Mamma mia, bello! Verde. E l'ultimo, sono aggasata. L'ultimo è Brown Wood, che sinceramente mi sembrava più borgogna che brown. Boh, forse mi sbaglio io. Sì, vabbè, un po' più marroncino. Ed è questo. Stupendo. Ha dei riflessi con il rosa e questi sono da vicino e questi sono i quattro colori. Vedete? Questi sono i colori, sono uno più bello dell'altro. Posto dove farli meglio di questo non ce n'è perché ho il braccio, diciamo, meno tatuato. Perché se no da altre parti si vede il tatuaggio e non si capisce bene il colore. Questi sono tutti e quattro i colori. Devo dire che visti dal vivo sono molto molto nitidi e molto brillantinati. Cioè, nel senso, si vede tantissimo la luce. Il verde è uno spettacolo. Perché? Allora, lo 01 è che ho paura di mettermi con la faccia così. Lo 01 è una specie di champagne. Chiaro, molto molto chiaro, lo potete utilizzare anche come illuminante. Lo 02 è una specie di bronzo. Allora, no, lo 02 è una specie di rame, rame che ha sempre un po' di rosa all'interno. Poi abbiamo il verde che ha dei punti luce dorati, che è uno spettacolo. E poi c'è questo marroncino che va sul prugna e ha dei riflessi anche con il verde e il rosa. Cioè, sono degli ombretti spettacolari veramente. Mi sono piaciuti tantissimo proprio al primo impatto. Li volevo prendere anche gli altri, però sinceramente il prezzo era un pochettino esagerato, per non dire molto esagerato. E ve li dico perché ho speso un bel po'. Allora, le shadow, questi ombretti sono venuti 8,99 euro ciascuno. Poi vi ho detto le matite 4,89 euro. Poi ho preso il blush, questo qui a 12,99 euro. Poi il lip gloss, sì, il lip gloss è costato 6,99 euro. E la matita, no, la matita è 6,99 euro. Quindi il lip gloss con te 8,99 il lip gloss. 6,99 euro la matita e il rossetto, il shadow,
lipstick 9,99 euro il rossetto, quindi i prezzi sinceramente sono molto 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 lievitati. Allora, io di solito cosa faccio? Prendo qualcosa che mi incuriosisce tantissimo, la prendo subito, e poi quando ci sono i saldi prendo diciamo la rimanenza, quello che mi incuriosiva però che non attirava proprio tantissimo la mia attenzione. Questo invece è quello che sinceramente ha attirato molto la mia attenzione, sia per quanto riguarda il pack, sia per quanto riguarda anche il prodotto in sé, perché la commessa, però io ero lì davanti, quindi li vedevo e sinceramente mi sono piaciuti tantissimo. Poi ovviamente si devono provare sul viso e vedere la performance che loro hanno, però come primo, diciamo, primo impatto mi è piaciuto tantissimo il pack, strabiliante. E per quanto riguarda gli altri prodotti è un ni, ma che non, diciamo, non mi ha sconfifferato così tanto. Poi vabbè, avevo un po' fretta, quindi ho preso super giù quello che mi interessava di più e mi ha colpito di più. Niente, questo è tutto per quanto riguarda questa nuova uscita di Kiko. Vi metterò subito il video, così se avete la possibilità e vedete gli swatch potete andare a comprare qualcosa oppure ordinare online. I blush, se non mi sbaglio, si assomigliavano un pochettino tra di loro. L'illuminante, scrivenza bassissima, ve lo dico già subito, la scrivenza era proprio bassa bassa bassa, infatti preferisco lo 01 come illuminante, cioè guardate qua che luce che fa. Va bene, questo è tutto per quanto riguarda questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto e come vi dico sempre, vi aspetto nei commenti numerosi come non mai, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Thank you.